Benvenuti a Cook Academy TV. Oggi ho un ospite e come tutti gli ospiti che vengono qui a trovarmi sono speciali perché abbiamo tante cose da condividere e tante cose da farci raccontare. Oggi con me c'è Marco Cavallucci, Executive Chef del mercato coperto di Ravenna e di Casa Spadoni. Marco, grazie di essere venuto. Grazie a te Cristina dell'invito, sempre un piacere. E Executive Chef, quante cose fai? Ma ormai questi titoli si sprecano un pochettino, a me piace, come diceva, ne parlavamo anche prima, il grande Gualtiero Marchesi, insomma, siamo dei cuochi. Siamo dei cuochi che ci impegniamo in cucina, lavoriamo in cucina dove le nostre energie sono focalizzate e guardiamo Executive Chef perché insomma collaboriamo con tanti collaboratori perché da soli chiaramente non si può fare niente, negli altri locali dell'azienda. Quindi è un bel lavoro di squadra, ma prima di arrivare a questo bellissimo lavoro di squadra, quindi è un po' quello che fai oggi, guardando un attimo indietro, perché io ho scoperto che ho mangiato dei piatti dove tu cucinavi, e dove c'è stata la storia della cucina, potrei dire, della nostra Romagna. Beh, sì, ho avuto questo onore, questa fortuna. Diciamo, come tanti, sono partito dalla scuola alberghiera. Anzi, faccio un passo indietro, ho una passione che mi ha trasmesso anche mio fratello, grande cuoco, quindi uno chef anche lui. Sì, ho cominciato con lui alle prime armi, quanto c'erano le vacanze estive della scuola media ancora. Poi, cioè, ti ha messo subito, adesso telefonerebbe il telefono azzurro, sì, ti ha messo subito al lavoro. Sicuramente. Perché poi, guarda, io vedo che mia sorella ogni tanto mi aiuta, pretendo di più da loro che dagli altri. Certo. Non so se succedeva anche a te. Succedeva così, perché ci si tiene che comunque una persona cara a te è percepisca e venga su, insomma, nel modo... Che percepisca la lezione del lavoro e capisca esattamente e risulta al meglio. Quello che direi che però ti hanno fatto bene quelle prime esperienze. Direi di sì. Poi la scuola alberghiera Rimini, come succedeva, le varie stagioni, eccetera, eccetera, fino a approdare un ristorante importante a Bologna, dove lì ho cominciato a cogliere un po' l'importanza della materia prima, insomma, l'importanza della cucina. Dopo varie esperienze sono approdato al ristorante La Frasca, dove dovevo fare una piccola esperienza che si è trasformata in 37 anni di lavoro. Madonna, veramente. Quindi una grande collaborazione con il signor Bolognese, maestro della gastronomia e della ristorazione italiana. Sì, direi che veramente ha insegnato tante cose. Cioè, noi ci sono stati abbiamo dei riferimenti delle persone che poi nella propria esperienza personale hanno proprio dato l'idea di un cambiamento, no? E hanno percepito in quel momento che cosa stava accadendo. Sì, poi abbiamo vissuto i fatidici anni 80, dove comunque la cucina italiana ha dato veramente una svolta importante. Quindi abbiamo vissuto assieme questo percorso, giorno dopo giorno, abbiamo raggiunto dei risultati notevoli, importanti. Insomma. Risultati importanti che hanno rappresentato poi il raggiungimento delle stelle. Perché... Sì, due stelle, siamo stati i primi in Romagna a avere due stelle e abbiamo avuto l'onore di portarcele addosso, diciamo, per 25-26 anni. È difficile. Molto difficile. È molto difficile. Difficile conquistarle, ancora più difficile mantenerle. Molto di più. La tua cucina oggi, dopo tutte queste esperienze, dopo tutta questa... io immagino nella tua vita tante ore di cucina, poche ore di vacanze. Beh sì, ma diciamo che la cucina, come sai, è un po' una droga, che poi andiamo in vacanza, dopo poco ci manca. Un pochettino, sì, ci manca quell'adrenalina della cucina. No, mia cucina oggi diciamo che ha sempre una base dietro che è anche quella di ieri, quindi l'importanza delle materie prime, della sostenibilità, del territorio. Quindi io ricordo il più bel complimento che ho ricevuto, un signore che mi ha detto sì, io venivo qui bendato, sapevo dove mi trovavo, in che stagione mi trovavo. Quindi per me questo è molto importante, il territorio e la stagionalità. Quindi dopo tutto questo percorso, ad oggi dove ti troviamo? Com'è la tua nuova... Dunque, oggi mi trovate precisamente al mercato coperto di Ravenna e poi seguo sempre comunque i locali del gruppo Spadoni, quindi i ristoranti che abbiamo a Faenza, abbiamo nella provinciale, sempre a Ravenna, Cadelpino, e abbiamo anche gli altri locali vicino a Bologna. Beh, scusa, tu prima hai detto, no, dimmi solo cuoco, no, io devo dirti proprio executive chef, perché questi, quando si tratta di seguire diversi locali con diverse tipologie... In questi locali ci sono ottimi chef, insomma, non... Beh, quindi...
e anche essere bravi a scegliere i collaboratori. Quindi... Sì, quello non è facile, però abbiamo la fortuna di avere dei collaboratori molto, molto validi. Quindi queste strutture, il territorio è fondamentale, sì, le materie prime. Sì, materie prime, territorio, stagionalità sono fondamentali. Bene, allora adesso andiamo a vedere in cucina cosa mi proponi proprio con questi prodotti. Benissimo. Perfetto. Chef, a questo punto non mi rimane altro che chiedere che cosa mi fa vedere, anzi assaggiare, perché oggi non cucino, quindi assaggiamo. Direi, dimmi pure. Dunque, qui abbiamo dei ravioli, preparerò, con un ripieno di spuntature di mora romagnola, quindi l'eccellenza insomma del suino nostro romagnolo, ravioli fatti rigorosamente a mano, col mattarello, come tradizione vuole, dalle nostre abili sfogline, con prodotti di qualità, quindi partiamo dalle farine che sono, devono essere di prima qualità per far sì che il raviolo mantenga il colore, non annerisca per prima cosa, che mantenga... Guarda, questa è una specifica che vorrei fare perché molte volte me lo chiedono, perché anch'io da brava romagnola cosa la faccio? Pasta. Non può mancare. Mattarello. Però le sciadure, perché ci vuole, Allora, in questo caso ravioli, bisogna usare una farina apposta che non fa annerire l'impasto, diciamolo. Certo, se usiamo una farina a caso, non abbiamo il risultato ottimale. Farina che non fa annerire, che mantenga l'elasticità giusta. Brava. E che dia quella ruvidità alla pasta che ne ha bisogno. Allora, non deve annerire, deve essere bella elastica, e deve rimanere ruvida. Sono le tre caratteristiche fondamentali. Chef, me lo conferma? Beh, senz'altro. Grazie. Senz'altro. E poi non a meno l'abilità delle sfogline, il nostro quella odore romagnolo. Quello si impara, olio di gomito. Olio di gomito e andare. Tutto movimento. Cose. Quindi, ritornando ai nostri ravioli, il ripieno viene preparato con delle spuntature di mora che vengono cotte nel modo più classico, cioè in umido, con il nostro fondo di verdure, di profumo della salvia, del rosmarino, vengono fatte rosolare, cotte molto lentamente con l'aggiunta di qualche pomodoro fresco. Dopodiché prendiamo le nostre spuntature, le andiamo a eliminare le ossa, tutte le impurità, le tagliamo una parte a coltello. E questa è la farcia, sì, una parte viene tagliata a coltello per mantenere una testura. Però mi viene in mente una cosa, Marco, mi rimangono delle costarelle fatte in umido, posso fare un raviolo? Certamente, certamente. In questo caso, come dicevo, ne abbiamo tagliate una parte con il coltello, una parte le abbiamo frullate per la farcia. Allora, guarda, di un po' di parmigiano. Un attimo, sì. Perché noi siamo andate a vedere come realizzano le spogline con Eschadur questi ravioli coordinate dallo chef. In poche parole, essere una sfoglina vuol dire passione, vuol dire precisione, per me vuol dire un'arte. La vera sfoglina è chi fa la pasta col mattarello, di lì non si scappa. E poi con le sfoglie uno può produrre quello che vuole, tagliatelle, tagliolini, cappelletti, si può fare di tutto e di più, forme, di tutto. Per il cliente mi piace lavorare, io lavoro come per fare una cena degli amici, che mi sono sempre molto impegnata, mi è sempre piaciuto provare, cambiare e mi sembra di farlo anche qui. Mi piace la precisione, mi piace la perfezione, le cose fatte bene. Per realizzare un buon prodotto occorrono farine di prima qualità, uova e tanta voglia di fare. Per me la realtà Spadoni è una realtà... Per me è molto importante lavorare per Spadoni, non so, io ho sempre lavorato per conto mio, però lavorare per Spadoni, un'azienda così grande, un'azienda così, e riuscire a dare a loro il mio massimo, non so, sembra quasi un lavoro mio, non mi sembra di lavorare per Spadoni, mi sembra lavorare per me stessa.
Certo che l'arte di tirare la sfoglia al mattarello o sciadur, come diciamo da noi... È una cosa indescrivibile vedere all'opera le nostre sfogline. Ma sai che cosa mi viene da dire? È una cosa che va rivalutata, ma si sta rivalutando, è una professione. Perché io ho colleghi che mi chiedono, hai qualcuno per fare la... Questo sarebbe proprio un messaggio a uno che ha passione della cucina, un giovane o una giovane... imparare a fare la pasta è veramente strapagato, ma perché devo non si dire trovano. Come stai dicendo tu, che si sta rivalutando, infatti anche noi vediamo richieste di ragazze, ma anche ragazzi, anche uomini, sì, che ci chiedono di venire a imparare. Io ogni tanto faccio i corsi, poi ho gli uomini, guarda, l'acqua sta per bollendo, metto il sale, benissimo. Mi sa che è ora di così andiamo cuocere. A cuocere i nostri ravioli. Ok, tutti mi raccomando, Tutti quanti. Allora, nel frattempo mettiamo giù i ravioli, mentre loro si cucinano, andiamo a riscaldare questa salsa che non è altro che il nostro fondo di cottura delle costine che abbiamo utilizzato per fare il ripieno. Quindi queste costine cotte al forno, a cottura lunga, lenta, spolpate, è la farcia del nostro raviolo. Mentre questo è tutto quello che rimane del fondo, il fondo che raccoglie tutto il sapore, viene chiaramente frullato, passato un setaccio fine, ora lo andiamo a riscaldare. Okay. Nel frattempo andiamo a mettere un po' di burro a sciogliere. Questo burro è un burro che viene montato con il fondo di cottura delle nostre spugnole. Quindi andiamo a saltare le spugnole con il classico spicchietto d'aglio che poi eliminiamo. Facciamo scolari, quello che rimane, bello saporito, lo andiamo a montare assieme al burro. Fai una bella emulsione. Esatto. Quindi facciamo sciogliere il nostro burro lentamente. Ok, mi raccomando, non deve... Infatti questa tecnica di aromatizzare il burro con l'elemento più l'acqua rende proprio nel momento in cui si va a saltare... Non lo faccio mai soffriggere, ma far sciogliere lentamente e aggiungo un pochettino d'acqua. Che poi andiamo a emulsionare. Perfetto, l'acqua che lega con i grassi e andiamo a emulsionare. Ok. Qui abbiamo qualche minuto di cottura dei ravioli, essendo una pasta fresca, poi è molto veloce. Ho visto che hai preparato degli altri ingredienti, intanto sì, che aspettiamo. Sì, questi sono, questo, visto che del maiale non si butta via niente, giustamente. Assolutamente. Ci hanno insegnato i nostri nonni. Questa è una cotenna di maiale, in questo caso di mora, che viene lessata, ma sembrano i popcorn. Sono dei popcorn di cotenna. Viene lessata lentamente, poi tagliata a pezzettini, fatta asciugare in forno, essiccata. E poi fritta. Esatto. Avremo dei cosini secchi secchi che a vederli uno dice, ma cosa me ne faccio? Invece buttati in olio bollente fanno l'effetto popcorn. Scoppiano proprio, e sono croccanti. E è un alimento croccante che andiamo. Poi abbiamo gli stridoli. Qui ci sono degli stridoli fritti che andremo a usare come decorazione e qui una salsa di stridoli. Quindi stridoli che vengono sbollentati in acqua con aromatizzata con lo scalogno, raffreddati subito con il ghiaccio ed emulsionati con un po' di olio e otteniamo questa salsa. Ora nel frattempo andiamo a vedere i nostri ravioli che vedo che bollono. No, poi guarda, hanno tenuto bene la cottura, la pasta è rimasta di bel colore. Non si aprono. Insomma, quindi anche perché... La salsa la possiamo cambiare, ma l'importanza della realizzazione della pasta fresca e del raviolo è fondamentale, no? Sì, sì. Anche poi qui, raviolo, capellaccio, questo raviolo potremmo condirlo semplicemente con un burro e parmigiano, burro e salvia. Nelle buonissime qualsiasi... che sì. Esatto, è sempre buono. Qui adesso lo andiamo ad emulsionare. Mettiamo la quindi salsa. Burro aromatizzato, il fondo di cottura... E poi... Poi dopo andremo a vedere, userò, come dicevo, la salsa di stridoli. E le spugnole quando le aggiungi? Le spugnole adesso, quando sono quasi pronto, aggiungo le spugnole. Ah, ok. Proprio quindi verso la c'è fine. C'è tutta una preparazione qui, prima. Sì, sì, qui nel frattempo abbiamo già il sapore delle spugnole nel burro. Ora andiamo a però mettere. Però scusa, chi è a casa posso anche dire, fate rosolare le spugnole e poi le usare per saltare. Ma, ma certamente. Più semplice. Sì, 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 chiaramente sì. Noi abbiamo sempre una... preparazione di base, quindi è come a casa. Quella che è la famosa mise en place, la linea, ci si prepara. Però uno... Questi abbiamo i nostri ravioli. Belli. Guarda, ti passo il piatto. Perfetto. Ora tu metti quelli che servono per riuscire a fare un bel piatto. Poi il resto che se rimane in padella noi non ci dispiace. Vediamo cosa succede. Dunque, qui andiamo a mettere un po' di salsa di stridoli.
proprio così, la fantasia, coloriamo un po' il piatto. A Pollock. Ma sì. Poi andiamo a prendere i nostri ravioli. Quindi io direi che facciamo un piatto scarso, così ne manca un po' di qui più. Qui fai il piatto per la foto, no? Sì, sì. Come certo. Le donne, quando sono belle le vestiamo, le trucchiamo, poi adesso, dopo, se rimangono, li voglio assaggiare. Qui mettiamo i nostri ravioli, così. Ok. Andiamo a mettere un po' di spugnone. Bene. Certo che è un bel lavoro di squadra. Poi abbiamo, sì, è sempre, è fondamentale che ci sia sempre. Perché qui ha lavorato le sfogline, qui avrà, quindi certamente. Un lavoro di squadra fondamentale. Qui abbiamo la nostra salsa che andiamo a mettere proprio sopra il raviolo, da dargli un ulteriore sapore, in questo modo qui. Andiamo a metterne un pochettino anche qua, così. Poi andiamo a terminare con la cotica, che dicevamo, questo popcorn, chiamiamolo di cotica, che dà anche una parte croccante al piatto. E andiamo a mettere un po' di striduli fritti. Quindi riprendiamo tutto, perché tutto ricordiamoci che è un prodotto proprio del territorio di questo periodo. Sì, la famosa tagliatella con gli striduli, ma... Perfetto, l'andiamo a proporre che, in un altro Marco, modo. Bellissimo, piatto, quindi un piatto profumo anche eccezionale, molto semplice, poi come dicevamo a casa si può fare anche sì, condito solamente con un po' di devono burro. Devono venirti a trovare, però io sono curiosa di vedere la prossima ricetta. Oggi il nostro chef, il nostro ospite è lo chef Marco Cavallucci, che ci propone un piatto che sa di Romagna. Sa di Romagna perché la mora romagnola è per definizione il suino della Romagna ed è particolare nella sua composizione. È un suino che si avvicina molto di più alle linee guida e alla sana e corretta alimentazione perché nella sua composizione di grassi, i grassi saturi, quelli che tendenzialmente dobbiamo tenere un pochino più ristretti, sono di base proprio per la sua alimentazione e perché viene... raggiunge una maturità e quindi vive per un lasso di tempo molto più lungo, molto più bassi. Quindi è una carne che si avvicina molto di più alle esigenze dell'alimentazione quotidiana e ci possiamo permettere di mangiarlo un pochino più spesso. Inoltre ha un sapore particolarmente dolce. In questo piatto, in questo raviolo, lo vediamo abbinati con questi striduli che ci ricordano la primavera. La dolcezza e soprattutto sono ricchi di luteina, una sostanza che aiuta a digerire e ha anche un potentissimo effetto antiossidante, e questi ciccioli che ci permettono di avere la croccantezza. È sicuramente un piatto dal gusto molto forte, molto deciso, però anche molto bilanciato, sia al morso e quindi, come più volte abbiamo parlato, ci permette di raggiungere anche con una porzione ridotta una buona sazietà, e sia anche come porzione, perché in questo modo riusciamo a avere un piatto bilanciato sia con carboidrati sia con proteine e una puntina di verdure. Buon appetito! E adesso Marco, come secondo piatto vedo che abbiamo delle bellissime triglie. Sì, cosa prepari? Abbiamo delle triglie e oggi le prepariamo agli agrumi accompagnati con un'insalatina ai bruciatini, come si faceva una volta, quindi bruciatini di mora sfumati con l'aceto. Bella questo abbinamento. Guarda, ne approfitto per far vedere anche a casa come si sfiletta il pesce, perché io dico sempre, magari ve lo fate preparare, però poi non è così difficile. No, no, è solo questione di prenderci un pochettino la mano, diciamo, perché in questo caso abbiamo una triglietta, piccolo, un coltello, importante che sia un coltello che tagli bene. Accompagniamo la lama del coltello che sia sempre appoggiata alla risca del pesce e abbiamo il nostro filettino. Cioè, lui lo fa con estrema facilità, dopo un po' che rovinate qualche triglia viene. Ma sì, non, diciamo è, che la non triglia, è difficile. Io ho dei, non ricordi, è difficile. Ho dei ricordi delle triglie perché lavoravo con Gino Angelini, noi prima ricordavamo questa cosa, e il suo piatto simbolo era quello della triglia scottata con della farina di polenta, rosmarino, sì, non sì, so sì, se bella, ti ricordi. Croccante, sì. Era. E poi insomma, qui ho visto che ha inserito un ricordo dell'orto, no? Il radicchio, i bruciatini, sì, diciamo il pesce, che questa, come nascono? Questa idea qui, come tante idee quando andiamo a costruire il menù, sono prima cosa pensate ai prodotti locali, i prodotti di stagione, al territorio, alla tradizione. Quindi qui abbiamo
una ricetta tipica contadina, il radicchio con i bruciatini. I bruciatini che si faceva con il radicchio di campo o fondi di prosciutto, di gambuccio, oppure di pancetta. Manca insomma, pancia. Quello che, perché esatto, quello che rimaneva che un pochettino. Sono cresciuta più sulla costa. Il bruciatino l'ho imparato a conoscere dopo, perché hai detto tu bene, delle colline, delle culture esatto, contadine. Quindi in questo caso io utilizzo del prosciutto di mora, anche perché andiamo a utilizzare la nostra mora romagnola, allevamento a fattoria Zattaglia sopra Brisighella. Poi una cosa interessante che io ho visto nel vostro menù, nei menù che tu, nelle ricette che tu elabori, cerchi sempre di mantenere il collegamento col territorio, ma anche con i prodotti più vicini o che a volte producete voi. Sì, esattamente. Quindi c'è un discorso di filiera molto corta. Filiera corta. Quindi abbiamo molti prodotti che vengono dalle nostre aziende, in questo caso utilizziamo la mora, che poi andremo a sfumare con dell'aceto sempre prodotto da noi, un aceto quindi, di vino rosso. La mora e poi l'utilizzo del gambuccio, quindi territorio, vostra azienda, aceto. Esatto. Pensa che io pensavo che era, guarda che bellissimo colore, pensavo fosse un brandy. Quasi un brandy, è vero, sì, il colore lo ricorda molto. Ecco, qui andiamo a far rosolare non troppo velocemente il prosciutto. Perché in questo modo qui prende troppo, sì, esatto. Una volta passato così, andiamo a sfumare con l'aceto. Perché in un piatto ci vuole il gusto acido, il gusto dolce, esattamente, così come esattamente. La morbidezza, la croccantezza, ormai lo diciamo tutti questi elementi qui. Poi cosa facciamo? Raccogliamo il prosciutto, okay. E mettiamo un attimo in disparte. I famosi bruciatini. Potrei usare anche una pancetta. Certamente. Un guanciale. In questo caso ho usato il fondo del prosciutto. Il gambuccio, sì, che è la parte più buona. Sì, più saporita, più buona. Ecco, lo mettiamo a disparte. Qui andiamo a unire un po' di succo di agrumi, in questo caso c'è del pompelmo dell'arancio, alziamo la fiamma. Ok. Poi qui abbiamo le nostre triglie, quindi filetti di triglia, come ho fatto vedere prima, molto semplici da sfilettare, un po' di pazienza con delle pinzette per eliminare le piccole però spine centrali. Diciamo che la triglia si sposa molto bene con questo gusto anche del prosciutto, però sì, un altro pesce può essere, sì, anche addirittura un pesce azzurro come qua regge. Sì, esatto, un pesce comunque con un sapore deciso. Quindi triglie, andiamo a mettere un pochettino di sale. Non troppo perché mi sa, sì, che il prosciutto, esatto, ci dà già una bella incidenza. E anche questo, come dicevo prima, quando andiamo poi a fare delle ricette ci ricolleghiamo sempre alla tradizione, al territorio. Quindi questo è anche il ricordo di una vecchia ricetta di Pellegrino Ortusi, che sicuramente avrai già sentito parlare, delle triglie col prosciutto. Sì. Lui faceva delle triglie col prosciutto con un po' di pane, impanate, e quindi questo è un po' un ricordo di quelle triglie lì. Ecco, nel frattempo che le triglie cuociono e abbiamo bisogno veramente di pochissima cottura. Infatti, guarda, se riusciamo a far vedere, proprio hanno già cambiato, stanno quasi arricciando, esatto. Potrebbero essere già pronte. Sì, proprio 30 secondi. Il filetto di pesce deve rimanere pochissima cottura. Deve rimanere morbido, quindi abbassiamo leggermente. Nel frattempo andiamo a preparare l'insalata. Qui abbiamo che poi questo è un radicchio, perché il radicchio di campo. Con il bruciatino sua morte è il radicchio di capo. Sì. Un po' come croccante. Nella piada con i sardoni, che da noi si fanno i sardoni alla, esatto, griglia con, perfetto, il radicchio di capo. Ecco, qui andiamo a mettere solo un filo d'olio, non andiamo a mettere sale, perché come abbiamo ricordato prima, comunque è già saporito il prosciutto. Ok, guarda, così tu impiatti, facciamo vedere, perché abbiamo fatto vedere a casa che l'importanza anche di impiattare bene con i nostri chef, perché oltre a te sono venuti tanti amici, perché diciamo la verità, siamo tutti amici, tutti colleghi e soprattutto colleghi che ci si incontra in eventi in o in situazioni. Situazioni, e l'importanza di impiantare bene, presentare bene un piatto gli dà un maggior valore, perché a volte basta veramente poco, senza fare nessun gioco di prestigio, ma si riesce a dare quel tocco. Io andrei, che dici? Sì, perché guarda, poi sono curiosa. Adesso le tolgo. Qui abbiamo messo la nostra insalata, andiamo a posizionare un po' di agrumi. Quindi il succo di agrumi, prima abbiamo sfilettato, anzi pulito a vivo il limone, il pompelmo e l'arancia. E l'arancio, sì. E ricavato il succo. E quindi le riutilizziamo. Poi andiamo a metterli qua così. Ok. Poi cosa facciamo? Andiamo a prendere i nostri filettini di triglia, che nel frattempo sono cotti.
li posizioniamo in questo modo. Voilà. Beh, è veramente un attimo di silenzio, perché quando l'artista crea. E poi usiamo il fondo di cottura, vero? Il fondo di cottura, che ora lo faccio restringere leggermente e lo andrò a legare con una piccola noce di burro, in modo di dargli consistenza, esatto. Qui abbiamo il nostro fondo di cottura, andiamo a prendere due noccettine di burro. Questo è burro semplice o è montato con qualcosa? No, questo è solo burro. Ok. Un buon burro, chiaramente, andiamo sempre a utilizzare. Facciamo restringere, emulsionando leggermente. Ecco, questo è un piatto che si può mangiare veramente anche tiepido, quindi appena scottato. Anche per l'estate, anche perché la triglia comincia anche adesso nel suo periodo, ed è presente fino a metà estate. Un pesce dei nostri mari. I bruciatini. Il bruciatino che andiamo a mettere sopra l'insalata. Qui nel frattempo spegniamo, ne mettiamo un pochettino anche qui attorno, in questo modo. Qua. E la salsa. E qui abbiamo la nostra salsa che si è ristretta e andiamo a metterla leggermente sopra le triglie. E appena un pochettino sopra la radicchio, in questo modo qui. Marco, che dire? Piatto è finito, piatto cosa molto semplice, dire? Che raccoglie un po' la tradizione e due ricette abbastanza classiche del nostro territorio. Che dire? Prima di tutto grazie di essere venuta, di aver presentato la tua cucina. Grazie a voi. E poi direi che bisogna andarlo a trovare, ci tocca fare questa fatica. Verrò presto. Io vi aspetto molto volentieri. Ok. Mi troverete in questo momento al mercato, dove proponiamo una cucina sia di mare che di collina. E quindi visto ce n'è. Abbiamo banco di pesce fresco, abbiamo un po' di tutti i nostri prodotti, quindi vi aspetto molto volentieri. Amici, Cook Academy TV è anche su Instagram e quindi tanti scatti in più, tanti clip, tante idee, ma non solo, anche tanti scatti di backstage e quindi seguiteci!